Beh, è una giornata importante, arriva all'Italia un grande messaggio di speranza, di fiducia per il futuro. Ovviamente questo evento si celebra in un momento estremamente delicato e quindi va vissuto anche con grande senso di responsabilità, evitando assembramenti, cercando di rispettare le regole, ma un momento importante, di fiducia e anche un momento nel quale richiamiamo le giovani generazioni a un concetto di responsabilità che non può essere mai scollegato dal concetto di libertà. Stiamo cercando di non perdere l'anima, diciamo così, anche in presenza della pandemia, ma dobbiamo venire fuori dalla pandemia, altrimenti tutto quello che possiamo immaginare diventa illusorio. Dobbiamo tornare alla vita normale, a una vita da umani e a un'economia pienamente rilanciata. Questa classe dirigente è pronta, secondo lei, a rilanciare anche il sud con i nuovi fondi che arriveranno? La classe dirigente nazionale, per il 99% no. A proposito di giovani, una sfida ambiziosa quella di voler eliminare la TAD quanto più possibile dalle scuole e farli partire tutti in presenza. È uno degli obiettivi che abbiamo per i prossimi 2 mesi, aprire le scuole tutte in presenza. Abbiamo fatto il primo passo che è quello fondamentale. Abbiamo vaccinato con 2 dosi tutto il personale scolastico, docente e non docente. Siamo la prima regione d'Italia ad aver immunizzato 2 dosi tutto il personale scolastico. Per quanto riguarda i giovani, si sono iscritti su 530.000 giovani della fascia di età 12-18 anni, 220.000. Su questi 220.000 abbiamo un 75% di ragazzi che hanno già fatto la prima dose e un 50% la seconda dose. Allora dobbiamo completare la vaccinazione anche per questa fascia di età degli studenti, utilizzando questi 10 giorni di luglio, qualche giorno di agosto, ma poi preparandoci a fare una campagna vaccinale di massa dall'ultima settimana di agosto a tutto il mese di settembre. Diciamolo con chiarezza, questa è la precondizione per mandare a scuola tutte le ragazze e i ragazzi, altrimenti il rischio è di continuare ad avere didattica a distanza.